ed eccoci qui, di volta a Vulcano. Finché non si va a Vulcano non si può immaginare quanta forza e quanta natura possa avere quest'isola meravigliosa del nostro mare. Buongiorno, benvenuti a Vulcano! Qua siamo al porto e insieme faremo un breve giro per farvi vedere le prime cose che dovete assolutamente vedere in quest'isola. Innanzitutto, come benvenuto potreste per esempio prendere un aperitivo, una granita in questo bar, il Paraglione. Hanno granite un po' turistiche, ma io sinceramente continuo a prenderle. Qui davanti a noi il porto, è il primo attracco perché a Vulcano si arriva unicamente con la nave. Subito i turisti sono un filo spaventati perché sentono immediatamente questo odore di zolfo così forte, ma non vi preoccupate, questo è il luogo in cui si avverte un pochino più concentrato, ma dopo passa e anzi io lo adoro. Qua siamo sempre al porto, ma immediatamente troviamo delle zone bellissime da vedere e da fotografare. Questa che vediamo di fronte a noi è Vulcanello e questa è la Baia di Levante. In fondo, se riuscite a riconoscerla, c'è Lipari. Qua siamo sempre al porto, queste sono le rocce di cui vi parlavo un secondo fa e adesso vi mostro una cosa che in realtà avreste già dovuto vedere in un altro mio piccolo vlog, che comunque ve lo linkerò qua sopra. Se non l'avete visto, alla mia destra, signore e signori, ci sono i fanghi. Superati i fanghi, eccoci subito alle acque calde. Le acque calde hanno due cose che le rendono uniche e personalmente che conferiscono davvero tanta personalità all'isola. Prima caratteristica meravigliosa, essendo sulla Baia di Levante, proprio da qui sorge il sole e ai più mattinieri e romantici io consiglio una piccola passeggiata proprio qui in spiaggia per vedere un'alba spettacolare. Altra caratteristica unica, queste acque sono complementari ai fanghi termali, quindi completano i benefici. Se vedete, sotto ci sono dei micro geyser che creano una sorta di piscina idromassaggio naturale e ovviamente entrando ricordatevi le scarpine di gomma perché potreste scivolare e o bruciarvi. Proseguendo per la stessa strada in cui eravamo prima, arriviamo all'altra spiaggia che è completamente diversa dalle acque calde. E non è l'unica via per arrivarci, ma noi ci arriviamo da qua per farvi vedere quanto sono vicine e arriviamo alle mie adorate sabbie nere. Se doveste chiedermi qual è l'aperitivo più suggestivo dell'isola, indubbiamente vi risponderei il Baia Negra, che è questo locale che ho davanti. Dal Baia Negra vedrete il tramonto più bello del mondo e più tardi vi ci porto. Alle nostre spalle abbiamo il Vulcano e davanti a noi questa meraviglia. Arrivati a mare, è abbastanza presto perché c'è Niccolò e quindi il mare è abbastanza vuoto e questo è il panorama alle mie spalle, che per quanto mi riguarda è il panorama più bello del mondo. Poi possiamo parlarne. Andiamo da Niccolò. Pure questo? Cominciamo, lasciatelo. Ciao Nico! Ciao bambino, ciao mamma. Nico? Nico, salutami! Ciao! E questo è tutto eucalipto, quindi quando camminate vi si aprono i polmoni, suppongo. No, però il profumo è eccezionale. Quest'anno mi sono voluta dedicare unicamente al relax, quindi non potevo assolutamente evitare le piscine geotermiche. Le acque sgorgano da una sorgente dell'antico vulcano Hierà a 55 gradi e sono ricche di minerali. Ovviamente mi sono concesse i massaggi di Valeria e Nicola che vi consiglio. Ragazzi, voglio assolutamente farvi un regalo, come ve l'ho già fatto nelle stories. Eccoci qua. Col tramonto più bello del mondo.
Se il Goody sullo sfondo viene chiamato la donna incinta, riuscite a vedere la pancia? E questo è il centro dell'isola. È un'isola pedonale all'interno di un'isola. Si può fare questo gioco di parole oppure è troppo ridicolo? Quando è venuto Matteo per il compleanno di Niccolò abbiamo preso un piccolo B&B che vi straconsiglio, Casa Arcada. E questa è la nostra stanza, proprio sotto al vulcano. È la terza o quarta volta che ci vado e comunque mi ci trovo sempre benissimo. Le stanze sono di diversa misura, questa volta abbiamo preso una tripla perché Nico è sempre più grande, ha un piccolo terrazzino privato e come vedete ha anche una piccola ma comodissima cucina. Andiamo a fare le corse per la strada. Guardate che amore che è la sala colazioni, è servita direttamente dalla proprietaria che è dolcissima. La colazione si paga a parte, ma ne vale la pena. Colazione, stamattina abbiamo scelto il Jaco Bar, è un posto carino, il caffè è buono, c'è il free wifi, entriamo. Buongiorno. Nico, dove stai andando? A casa delle persone? Nico! È entrato. Ma questi comunque li lascio. Stasera per me ricciola appena pescata e insalata euliana. Buon appetito! Buon appetito! Dove mangiare il gelato buono buono? Gelato di Antonio, ve lo straconsiglio, veramente buono anche senza lattosio. Si sente proprio la mora, meravigliosamente buono. Eccola. Nico amore, ti piace il gelatino? Nico è buono? Vuoi assaggiare questo? Sì. Lo posso fare assaggiare? Sì. Vediamo se ti piace. È buono? Ciao, come stai? Qual è più buono, questo o quello? Questo. Il mio obiettivo durante questo vlog sarà parlarvi solamente delle esperienze positive dell'isola, non vi voglio parlare quindi di dove mi sono trovata particolarmente male, per esempio a mangiare, ma voglio farvi passare un po' il calore dell'isola. Ecco, se vi dovessi consigliare dove andare a mangiare, vi consiglierei il Malvasia. Mi chiederete perché proprio il Malvasia in tutta l'isola e io posso darvi tantissime risposte, prima fra tutti la qualità degli ingredienti. Sono tutti ingredienti isolani, fatti da loro, incredibilmente buoni. Il posto è bellissimo, io ci ho festeggiato anche il compleanno di Niccolò l'anno scorso, quest'anno, 2 anni fa ero lì e comunque ci tornerei sempre. Ultimo ma non ultimo motivo, come vengono preparate le cose. Dal pescato del giorno alla pasta, che sono sempre buonissimi, non potete assolutamente non assaggiare il pane punzato di Maurizio. Il pane punzato è la specialità delle isole Eolie, lo fanno più o meno bene un po' da tutte le parti, ma quello del Malvasia è particolarmente buono. Numero 1, come vi dicevo, per gli ingredienti, numero 2 perché ci mettono tanta passione, tanto amore, sono ragazzi in gambissima, numero 3 perché non lo so, ci metteranno anche un po' di magia, è... Ultimo motivo, che non è assolutamente ultimo, è proprio il pane. Dicono che in tantissimi posti ciò che pecca un po' nella preparazione del pane punzato è proprio il pane in sé. Al Malvasia lo fanno loro ed è pazzesco, è buonissimo e vi straconsiglio di mangiarlo anche il giorno dopo e non vi nego, io lo mangio anche a colazione. È incredibile, anzi andateci e ditemi com'è. Ah, e se ci andate salutatemi Rosselle e Maurizio. Cosa bere alle Eolie? Assolutamente Malvasia, che sia secca o dolce, assolutamente inebriatevi.
infine vi parlo della mia sfida. Non ho un corpo più allenato, non sono una grande sportiva, però quel cratere mi attirava da morire. Non ci salivo da 12 anni, una roba del genere. Volevo assolutamente tornare a vedere quel tramonto, che non è il tramonto delle sabbie nere, è quel tramonto. Vi porto con me. Sono qua in cima al cratere, vi mostro la situazione, scusate l'ombra, eccoci. Questi sono tutti i fumi che si vedono anche dal basso, che a me fanno da una parte una discreta impressione perché sembra un po' l'antro del diavolo, dall'altra parte penso che sia la connessione più vicina al centro della terra, per me è molto, mi dà molta energia. Quello che c'è da sopra non si può capire per quanto emozionante, cioè dovete solamente andarlo a vedere, pura energia. Per me l'emozione più bella provata da tanto tempo. Ci sono salita 2 volte in 36 ore e mi dispiace solamente dover aspettare chissà quanto per salirci un'altra volta. Saranno i colori, sarà il paesaggio, sarà l'odore, sarà il rumore, è tutto. Per chi è appassionato di montagna, per chi è appassionato di mare, per chi ama queste sensazioni, dovete andare. Il cratere ha una sua forza, è un qualcosa di istintivo e primordiale, è da lì che nasce tutto e si percepisce, lo vedete voi. Indubbiamente è un'isola talmente complessa e completa che non basta un video, non ne bastano 2, forse chissà quanti ne dovrò fare ancora. Vulcano è anche tutte le stelle che si vedono di notte, io non me ne ricordavo così tante, sono un tappeto che ti schiaccia, è pazzesco. Non è un caso se è la mia isola del cuore, e non è un caso se home is where heart is.